questo momento una delle linee programmatiche che ha dettato il nostro ministro è il concetto di resilienza, cioè riprendersi dalla calamità per tornare allo stato originale. Le parole del colonnello Paolo Sandri, nuovo comandante del 9° Reggimento Alpini e ufficiale con molta esperienza in Italia e all'estero, sintetizzano un concetto molto importante per la città dell'Aquila, quello di resilienza. Il colonnello Sandri, in una partecipata, sentita e commossa cerimonia, è subentrato al colonnello Marco Iovinelli al comando del 9° Reggimento. Da gran comandante qual lui è da aquilano, ha accolto in pieno lo spirito di questo reggimento e ha dato tantissimo, perciò è un'eredità pesante che però accolgo volentieri. Al comando del reggimento si arriva professionalmente preparati, è un percorso. A vivere la città nel modo in cui l'ha vissuta il mio predecessore penso sarà uno sforzo un po' più ampio e non vedo l'ora di affrontarlo. 2 anni intensi, infatti, quelli del colonnello Iovinelli al comando del nono, in cui i militari aquilani si sono distinti nella missione in Libia, ma anche per strade sicure con l'impegno di oltre 400 militari e nel sostegno alla popolazione nel 2017 in occasione del terremoto del centro Italia e delle nevicate. Un legame indissolubile, del resto, quello degli alpini con la città, testimoniato anche dal sindaco Pierluigi Biondi durante la cerimonia, un legame direi intimo, ha detto, tra la città e gli alpini, con l'esercito e in generale con gli uomini e le donne in divisa, per una tradizione importante di presenza in città, di scambio, confronto e arricchimento. Un legame che si è rafforzato ancora di più dopo il terremoto del 2009. Per gli alpini aquilani all'orizzonte un altro importante impegno operativo internazionale, la missione in Lettonia della NATO, che vede in partenza circa 130 uomini. Una presenza molto importante, dove i nostri soldati svolgono un ruolo strategicamente estremamente importante, perciò il singolo soldato è rappresentante l'Italia ma rappresenta la NATO in un contesto molto molto delicato.